Ciao a tutti, oggi preparerò una meravigliosa brioche perfetta per la colazione. Vediamo come prepararla insieme. Io ho già preparato un lievitino, vale a dire mescolando una parte di latte, di farina presa dal totale con il lievito. Ho mescolato e l'ho fatto sviluppare fino al raddoppio. Ho anche già miscelato il burro con gli aromi. Io ho scelto limone e fava tonka, voi potete scegliere vaniglia, cannella, arancia, quello che preferite. Ora in una ciotola mescoliamo i liquidi, vale a dire latte, uova e yogurt. Li verso poi in una piccola brocca in modo che sia più facile poi inserirli all'interno della farina. Ora possiamo cominciare. Nella ciotola della planetaria versiamo la farina rimanente. Ricordo che per fare il lievitino abbiamo preso la farina dal totale. Ora aggiungiamo il lievitino. Aggiungiamo il latte in polvere per accentuare il sapore di latte. Iniziamo ad impastare e dovremo alternare i liquidi con lo zucchero. Ci aiutiamo con un tarocco. Impastiamo finché sarà ben incordato. Stacchiamo ogni tanto dal gancio, giriamo la pasta all'interno. L'impasto si stacca bene dalle pareti, ora aggiungeremo il burro.
Infine il sale. Poco alla volta. Infariniamo leggermente un piano. E formiamo una palla. Facciamo un paio di pieghe, in modo da dare un po' di struttura e di forza. Guardate com'è bello liscio. Ora lo metteremo a lievitare in una ciotola imburrata coperta con pellicola. Come vedete, il nostro impasto ha raddoppiato di volume. Ora lo sgonfiamo. E sul ripiano infarinato. Dividiamo l'impasto in quattro parti da 175 grammi. E formiamo delle palline. Formato le palline, le ho coperte con pellicola, le lasciamo riposare 10 minuti in modo che si rilassino. Ora stendiamo le nostre palline con un mattarello. Pieghiamo in tre. Facciamo un quarto di giro, ristendiamo e arrotoliamo su se stesso. Inseriamo all'interno dello stampo imburrato. Procediamo alla stessa maniera con le altre palline. Copriamo con pellicola e lasciamo lievitare fino al raddoppio. Ora che il nostro impasto è lievitato e ha raggiunto il bordo dello stampo, spennelliamo con una quantità uguale di latte intero e uovo, molto delicatamente.
Cospargiamo con granella di zucchero. E inforniamo a 150 gradi ventilato per circa 50 minuti. Ecco la brioche, o meglio la briochona cotta. Aspettiamo che si intiepidisca per poterla rimuovere dallo stampo. Ho sfornato la nostra brioche, guardate che bella, perfetta per la colazione con il burro da assaporare con la confettura o la marmellata. Io non vedo l'ora di assaggiarla. Vi ringrazio per aver visto il video. Se vi è piaciuto mettete un like, aspetto eventualmente i vostri commenti. Iscrivetevi al nostro canale YouTube e attivate la campanella per non perderne anche una ricetta e seguiteci sui social Facebook e Instagram. Grazie, ciao!